Buongiorno, qui come al solito siamo al momento colazione che a tanti di voi piace e tantissimi altri invece sono un po' scioccati da ciò. Qui abbiamo la solita colazione salata di Michael, ma ci sono anche dei croissant. Qui come al solito c'è gatto Denver urlante, ci sono le scimmiette urlatrici e poi c'è Denver che urla. Buongiorno Bubu, buongiorno Bubu, sei tutto bagnato, è tutto bagnato perché è uscito in balcone. E sta diluviando fuori. Gatta Stellina. Buongiorno, gatta Stellina. È occupata in questo momento. E qui mio amore ha preparato la colazione, che per me, come al solito, è abbastanza invece tipica, con un croissant che è ancora caldo, marmellata, questa è quella alla fragola. Sì. Con meno zuccheri che vi dicevo, avevo preso per provare ed è molto molto buona, la preferisco ed è comunque dolce. E poi abbiamo le solite crostatine spremuta d'arancia, yogurt greco, Denver. Grazie Bubu, grazie per la spiegazione. Grazie Bubu, tu sei sempre il protagonista, sempre il protagonista. Do you want to describe to us your breakfast? Okay, this is coffee. I think qua ci arriviamo, questo caffè. Oh, is this just so that people can see how unhealthy I'm being? Don't pay attention to them. I don't actually fucking care. Black pudding and fried eggs on an English muffin. Beh, ha un bell'aspetto però. It looks really nice. It looks burnt, It looks burnt. doesn't It is black though. I mean, it? Yeah, it's. oh, and what are we adding here? Spicy sauce. El yucateco. Yeah. Salsa picante It's a de chile habanero. habanero. Wow. We start. Like what? We start the day, you mean? Yeah, I Oh, quit them. a pipe cleaner is how I would put it. A pipe Yeah, cleaner. for the human plumbing. Il mio caffè adesso non ho preso lo Starbucks stavolta, ma farò una specie di caffè latte con il caffè e ci aggiungerò ovviamente il latte senza lattosio e ci aggiungo sempre un po' di questo pumpkin spice che è un misto di spezie ed ha l'esatto, ragazzi, l'esatto profumo e ti dà l'esatto sapore del pumpkin spice latte di Starbucks, ve lo giuro, è fantastico, quindi ne metto un po'. Tipo nella tazza così e l'ho trovato al supermercato tra l'altro tra le spezie. Tu, lo metto un bel po', forse troppo. Voilà. Poi ci aggiungo il caffè così e poi il latte. Questo è parzialmente scremato, rigorosamente senza lattosio, perché già ho lo yogurt che non è senza lattosio, quindi già sapete che cosa vuol dire e Tadà! Nostro pumpkin spice latte, è pronto. Aggiungo ancora un po' in realtà di caffè. Voilà. Scusate il rumore, ma il robottino è acceso. È Tall Girl Problems, ma questi pantaloni. Ok, è la prima volta che li provo. Questi pantaloni dovevano essere extra lunghi e questa doveva essere, cioè dovevano essere pantaloni a zampa, quindi praticamente il taglio doveva essere tipo qua e dovevano essere lunghi, cioè sulla modella, quando li ho acquistati, erano lunghissimi. Guardate su di me, cioè dove vado in queste condizioni? Dove vado? Forse con un paio di stivaletti, ma volevo indossare le sneaker. Sembrano pinocchietti. E quindi, niente, ho sbagliato a comprarli. Quando penso alle mie amiche che mi dicono, sì, ma io che sono più bassa devo portare tutti i pantaloni ad allungare, voi almeno potete farli allungare, perché io come faccio ad aggiungere tessuto a questi? Postazione make-up, in realtà ho già fatto il make-up, l'unica cosa che devo ancora fare, come ben potete vedere, sono i capelli, ma quelli sono sempre l'ultimo step nella mia morning routine. Come fondotinta oggi ho utilizzato questo di Corfe, che ho provato per la prima volta e ragazzi, mi sembra favoloso, a parte che la colorazione per me è perfetta.
fondotinta ed è la numero 2. È un fondotinta in crema con effetto lifting, ma quello che mi piace è che non si vede neanche da vicino, cioè dà proprio un bel effetto naturale ed è anche modulabile, perché se ne applico poco ha una coprenza molto leggera, se vado invece a costruire un po' di più la mia base diventa appunto più coprente, ma comunque non effetto mascherone, che per me è molto molto importante. Come cipria ho utilizzato la setting powder di Rare Beauty, che come sapete è tra le mie ciprie preferite, sia per la tenuta e anche per il fatto che il packaging è favoloso, una delle poche ciprie che si può sigillare in modo da non andare a sprecare prodotto, perché secondo me un po' con tutte le ciprie in polvere libera che non hanno questo click per sigillare appunto si spreca tantissimo tantissimo prodotto. Come base invece, sotto al trucco, volevo menzionarvi anche, ho utilizzato, come sapete io applico sempre l'SPF alto, protezione alta, prima di stendere il fondotinta, e oggi ho provato questo di Etherea, che in realtà è un siero ma mi sembra ottimo da utilizzare anche come base sotto il fondotinta ed ha un fattore protezione 30. Volevo menzionarvi anche il mascara, anche se già vi ho parlato di questo mascara, ma io continuo ad adorarlo, ed è un tube in mascara, è quello di Tarte, si chiama Tartelette. Appunto, i tube in mascara hanno una tecnologia un pochino più particolare, creano una pellicola attorno ad ogni singola ciglia, sono anche molto strani da togliere, poi una volta che vi struccate, se avete mai provato un tube in mascara lo sapete, ma quando vai a toglierli si toglie praticamente tutto lo strato esterno su ogni ciglia, quindi è molto strano quando andiamo a struccarlo, perché non diventa liquido, ma la resa e la durata di questi tube in mascara per me è favolosa, quindi sono stati una super super scoperta. Se non li conoscete ancora, informatevi sui tube in mascara, sono fantastici. Vorrei però che più brand facessero questa tipologia di mascara, ecco, anche se è un po' una novità, però secondo me ne usciranno di nuovi sul mercato. E invece come rossetto da poco ho scoperto questa colorazione di Mesauda, che è la 602 Honeymoon, è un rossetto matto, ovviamente lo sapete, questi sono i miei preferiti, e ragazzi è favoloso, io adoro in particolare di Mesauda i loro rossetti, ma questa colorazione è bellissima. Adesso sistemo i capelli e poi siamo pronti per uscire. Oggi andiamo all'IKEA, quindi vi porto con noi. Pronti per uscire, vi faccio vedere il mio outfit di oggi. Intanto sono super imbacuccata perché, ragazzi, ad Amsterdam fa freddo, credetemi. Ho questa mantella bellissima fucsia in lana merinos. Il brand si chiama Gisswein e adoro questa mantella perché è super super calda e morbida, appunto in pura lana. E sempre dello stesso brand ho anche le sneakers, ragazzi, che per me sono state la svolta. Sembrano delle semplicissime sneaker, questo è il logo del brand, ma all'interno sono foderate con lana merinos e quindi sono super 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 calde, ma traspiranti, quindi non mi fanno sudare il piede. Poi ho questi skinny jeans che ho preso su ASOS, sono dei semplicissimi skinny jeans neri, e questo cappottino che ho preso invece da Zara e la mia Chanel Jumbo super super gigante. Vi consiglio di dare un'occhiata a questo brand Gisswein, vi lascerò tutto giù nel box informazioni il link diretto, e ho anche un codice sconto per voi che come al solito vi lascerò qua in sovrimpressione, che è Nicole20, e vi dà diritto appunto al 20% di sconto su tutto l'ordine senza minimo di spesa, ed è valido naturalmente sul sito europeo che trovate giù nel box informazioni. Adesso siamo pronti, usciamo, let's go. Siamo alla stazione centrale, che è la fermata della metro più vicina. Eccola qua, la stazione è sempre bellissima. E da qui prendiamo la metro che ci porta direttamente all'IKEA, ed in meno tempo che con un Uber. Non ho la più pallida idea di dove stiamo andando, ma sto seguendo Michael praticamente. Ok, adesso dobbiamo vedere qual è il nostro. Stiamo andando comunque direzione sud. Arrivati all'IKEA, era molto vicina
alla stazione metro. Eccoci qua. Why are we going in here? Siamo in fila al ristorante, primissima cosa, andiamo al ristorante, poi shopping. Per il momento abbiamo preso un pretzel, una cheesecake con panna montata e una specie di aranciata. Ecco quello che abbiamo preso. Allora, io ho una fame da lupi, quindi come al solito i miei occhi sono più grandi del mio stomaco, non riuscirò mai a finire tutto. Volevo prendere solo un pezzettino di pollo, ma mi hanno detto che si può fare solo il panino e mi hanno messi due con il pane. Ho preso sia patatine fritte che patate purè e piselli e un pretzel. Io impazzisco per i pretzel, questo non ha i pezzettini di sale ma fa niente, comunque ho dovuto prenderlo, ketchup, e poi assieme abbiamo preso la cheesecake appunto con la panna, e Michael ha preso le tipiche meatballs svedesi dell'IKEA con patate purè, piselli, un po' di gravy, sughetto di carne e la salsa al mirtillo. Yeah, with the lids. That's what I wanted to mention, it's funny. Abbiamo preso tutto il carrello gigante alla fine per niente, perché dobbiamo prendere solo due cose, ma camminando ho visto questi, che sono tipo quei cosi per chiudere tipo i barattoli aperti, per sigillarli bene. E niente, e questa è l'unica cosa che abbiamo preso. Feel that. Oh, Denver would love this. I would love it. Yeah? Well, you have the other one in there. Get it. Dude, this one's nice. Dobbiamo prendere dei tappetini nuovi perché Denver ci ha fatto la cacca su e quindi stavamo vedendo. Oh, ma in realtà questo è piccolissimo. No, questo è un cuscino. These are pillows. This is that. Yeah. Because it has the zip. Yeah. No, they don't have the fluffy one in pink. Non c'è quello morbidoso, peluscioso in rosa, ma magari in grigio. Perché sono molto... che il mio soggiorno è grigio e rosa, quindi deve essere o grigio o rosa. Lo so, sono un po' fissata, ma così. E niente, quello peluscioso era solo color senape. Mean. It's for you. You want a soft pillow? Get in my nose. How about this? Oh, this is nice and fits perfectly with the living room colors. But we need the stuffing also. Yeah, I'm looking. It's right here. The other? Oh, look, it's on sale. Say the oh no, this one is not. Inner is $5 and this is $6.99. And it's called the fjol. No, let's look at the. It's a 50 per 50, so 50 per 50, it's this. They're all 50 bit. No, this one. It's called Inner. Yeah, but it's. I'm looking at the size. Penso sia una cosa tipica dell'IKEA, che devi prendere due robe e poi prendi 500 cose tranne quella. By the way, everybody's Italian here. Oh, yeah. I keep on here in Italia, yeah. Che bello sentire italiano ovunque, adoro. Allora, andiamo a cercare questi tappetini. Is it that one? No, that's the curly one. That one. Eccoli. Okay. This is the one I was talking about. This is what I want. I don't know. No? No. Yeah, for a cottage in the mountains. But that's slightly too big though. Oh, this is the no, this is the one that you wanted. This is the one. That or this? No. This looks like I skinned my cat or something. Yeah, I'm gonna cut that up. And it lets them know that, you know, that's what befell the last cat that shit all over the house. So. Stavo dicendo a Michael che questo sembra un gatto praticamente. E dice sì, così facciamo capire a Denver che questo è quello che è successo all'ultimo gatto che hai avuto, che ha fatto la cacca sul tappeto. Questi sono quelli che volevo prendere. Okay. Which in fact they're smaller, you see? Which is better, I think. There we go, there's two. Perfect. Yeah? Yeah.
there and there. Perfect. Let's get the ones at the bottom that nobody touched. These are from the bottom. Perfect. You know me so well. You're eating peas off of a tray upstairs. That was clean. Ok, siamo alla macchinetta per prendere i biglietti per il ritorno per la metro, vi faccio vedere. Allora abbiamo un'ora, un giorno, due giorni, poi multi day, e qui se hai la tua tesserina ti dice quanto credito hai sostanzialmente. Noi dobbiamo fare this one, right? Yeah. La prima, quindi un'ora, che sarebbe il minimo, un biglietto, due biglietti, e no, il prezzo è uguale, onestamente, se ne facciamo due subito, ma va bene. Come vuoi pagare? Con carta, ok, e poi si paga direttamente con il PIN. E poi arrivate agli sportelli e basta avvicinare il biglietto, la porta si apre e voilà. Tornati a casa, stiamo facendo di nuovo i popcorn. Vi siete stupiti del fatto che io non sapessi farli, ma no, non li so fare, perché o li compravo pronti, quelli da mettere nel microonde, oppure li compravo direttamente nel sacchetto, ma non li ho mai fatti effettivamente così. Because everybody was like shocked that I didn't know how to make them, yeah, like from scratch, yeah, but I actually didn't. Like I either buy the bags that I just put in the microwave, or I just buy popcorn. Yeah. But yeah, I did. I never tried. Or maybe one time I tried and it went horribly wrong. Cioè una volta ci ho provato, ma è andata malissimo, ho bruciato tutto e non ci ho mai riprovato. Almeno this is the poor way. This is the poor way. The poor way, yeah. This is how you do it when you're too poor for microwave popcorn. But it's better. No, but they're actually so much better. But did we put our cheese? Not yet. Oh, wait. We don't put it in. Che abbiamo preso, abbiamo poi trovato. Dov'è? Dov'è? I swear I put it some. Oh, yeah. Alla fine abbiamo trovato. In realtà non abbiamo trovato proprio il cheddar cheese in polvere che cercavamo, ma abbiamo trovato questo, che è sempre cheddar cheese in polvere. It's exploding in the meantime. Intanto sta esplodendo tutto. Abbiamo trovato questo che è per la pasta, ma in ogni caso è molto buono anche con i popcorn. L'abbiamo già provato, come potete vedere è già aperto, quindi andremo ad utilizzare questo. Abbiamo aggiunto solo un po' di burro e una cosa che ci piace un sacco aggiungere, il rosmarino. Provatelo con i popcorn, se non l'avete ancora provato provatelo, fidatevi di me. Vediamo un po', sta esplodendo tutto. Oh, how many? I did the rest of the bag. Can I get one? Ah! Yeah, 5 seconds we'll get it. A couple. Yum. Yum. Mmm. Nice. It's light on butter. It's light on butter, yeah. No, so you're just gonna add more? I thought you were gonna say, oh, we went light. Sale. Say sale. Sale. You know how we say popcorn in Italian? Maize alla pop. Popcorn. Yum. Cheddar cheese. We have to buy more. No, we should buy online. We need to buy the actual thing for popcorn. Dobbiamo comprare proprio quello per i popcorn, ma mi sa che lo troviamo solo online. Look at the chef here. We never made so many popcorn. You still filming? Yes, I am. Oh wow. Yeah, oh my god, can you smell the cheddar? There's popcorn for 6 people. Love it. We are friends. Life still must not understand what your mama said. Oh, fret not, you will understand what the power stands. I can smell your cancer, doctor. It is delicious. Qualcuno sta andando a fare la nanna tastellina.
chicken legs. Is it? Yeah. Look. Oh, scusa. Gattina, buonanotte, gattina. She's done it again. She changed her mind and now she has to scratch the paw. She does it every time I bend really? Over and bring her there, yeah. Oh. Nope. She's wide like, awake. She latches over there. Not the patatina. Hey. Good night. She's looking for toys. Sta cercando qualche giochino, gatta stellina. Lì ci sono tutti i loro giochini. Ok. Lasciamo qualche giochino qua, gatta stellina, che adesso non ha più sonno, apparentemente. Mentre gatto Denver ha deciso di fare la nanna qui sulla sedia. Notte, bubu. Ciao, amore della mia vita. Ciao, bubu. Che bellissimo. Sei tutto bianco, un poco arancione. Tutto bianco lui. Che bravo, amore mio, che bravo. Adesso ci facciamo un po' di coccole noi. Bubu. No. Momento struccaggio. Di solito strucco la pelle non appena tornata a casa, ma oggi ero particolarmente pigra, quindi è tardissimo e sto struccando il viso in questo momento. Questa è proprio una di quelle sere in cui mi devo forzare a struccarmi, perché se fosse per me andrei direttamente a nanna, ma so che fa malissimo alla mia pelle, quindi eccomi qua. Sto utilizzando tra l'altro il The Calm Balm di Yepoda, che ho quasi finito. Tra l'altro stavo leggendo i vostri commenti, mi fa troppo ridere perché alcuni mi stanno scrivendo che da quando ho menzionato che Demer ha fatto la pupù sul divano, alcuni mi hanno scritto: si vede che è geloso del tuo fidanzato, è geloso di Michael. E in realtà, ragazzi, Deborah ha sempre fatto la pupù fuori dalla lettiera. Cioè, tipo una volta ogni 2-3 mesi lui la fa. L'ho portato anche a fare tutti gli esami dal veterinario, esami del sangue, esami delle urine, e sta benissimo. Cioè, è stata la stessa veterinaria a dirmi: forse dovresti chiamare un comportamentalista, perché è l'unica cosa che possiamo consigliarti, perché Denver sta benissimo. Ma ecco, è una cosa che lui fa da quando è piccolino, e se seguite il mio canale da un po' lo sapete, perché questa cosa ogni tanto la menziono. Adesso vado a detergere il viso con questo struccante di Ineos. Ininos, non so bene come si pronunci questo brand, ma questo gel detergente mi piace un sacco, molto molto delicato. E altra cosina, visto che mi state veramente, me lo state chiedendo ovunque, è la domanda più gettonata è: ma perché il tuo fidanzato non si fa vedere nei video? E quindi volevo approfittare e toccare un attimino questo argomento. E in molti mi state chiedendo se a causa del suo lavoro, perché vi avevo menzionato che il suo lavoro fosse un lavoro insomma delicato, è per certi versi pericoloso, e quindi molti mi chiedete se potrebbe essere pericoloso per lui farsi vedere su internet, e non è questo il motivo. Vi avevo menzionato, appunto, se non avete visto l'altro video in cui ne ho parlato, vi avevo menzionato che fa l'artificiere, quindi sì, un lavoro che naturalmente può essere pericoloso, sicuramente un lavoro delicato, ma non è questo il motivo. In realtà per lui non è assolutamente pericoloso farsi vedere in videocamera. Stiamo semplicemente in realtà aspettando il momento adatto, che non so se sarà qua su YouTube o su Instagram, insomma, ma vi posso promettere che lo vedrete presto. Come al solito, retinoide prima di andare a dormire. Questa è la tretinoina Same, che posso utilizzare soltanto ancora la prossima settimana, perché poi una settimana prima di esporsi al sole bisogna smettere con tutti i tipi di retinoidi. E questo per dirvi appunto che presto ho questo viaggio che non vedo l'ora di fare, veramente non vedo l'ora di partire, quindi ultima settimana con il retinolo questa. Crema viso, applico questa di The Drunk Elephant, quella con i peptidi, non so mai pronunciare in italiano.
e poi aggiungo qualche goccia di questo olio sempre con retinolo e sempre di The Drunk Elephant, che in realtà di solito ne bastano veramente poche gocce, facciamo 3, che in realtà di solito mischio direttamente alla crema, ma mi stavo dimenticando di applicare anche questo oggi. E adesso, ultimo step, applico il siero per le ciglia di Swede. Come sapete, sto amando questo siero. Voilà, e questo è quanto, mia family, per la night routine di oggi. Adesso vado a collassare direttamente a letto, penso che ci metterò un secondo ad addormentarmi perché sono morta. E quindi, mia family, vi aspetto al prossimo video, che probabilmente sarà finalmente, o forse lo caricherò prima di questo, il video del ringraziamento che ho filmato prima di altri video, ma ve lo caricherò dopo, quindi vabbè, comunque sta arrivando. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, vi mando un bacio gigante, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video, ciao.